pochi giorni lascerai il tuo paese, la Cina, dove sei nato e cresciuto, attraverserai oceani, nazioni, andrai a vivere in un paese lontano che si chiama Italia e dovrai imparare una lingua nuova. Ho pensato di regalarti due cose. La prima è questa pergamena con su scritto la parola felicità. 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 Che ti sia di augurio. La seconda, un diario. Diario. Dove potrai scrivere nella nuova lingua tutto quello che ti passa in testa. Un abbraccio dalla tua maestra Cuniano. Cuniano, Ciuiano. Caro Dio. Ah! No! Ha parlato! Ha detto! Caro Diario! No, non l'ha detto! Mi sono sbagliata! L'ha detto! Parlante a me. Ciao, io donna terrestre andante a festa mancante. E tu? Caro diario, oggi a scuola ho vinto la gara di proverbi. La maestra ha detto che il mio è il più bello e dice: non guardare il cielo come fa la rana dal pozzo. Tu lo sai chi è la rana? No. Io sì, lo so. Meringa Maritozzi, la rana sta nel pozzo. Io sono per la via, tu falla andare via. Meringa Maritozzi, la rana sta nel pozzo. Io sono per la via, tu falla andare via. Avanti, che siamo già in ritardo. Bene, bravo, bravo elefante. Molto bravo, molto bravo, bene. Anche il cielo trattiene il respiro.
guardi, non mi fraintenda, io avevo un nome, sì, ma l'ho perduto. L'ho perduto, Elena. Mia nonna lo diceva, si perdono le cose che non servono, non servevo più. E come si chiama? Sonchio. Sonchio. Bello, ma anch'io mi voglio chiamare Sonchio. Sì. Ciao. Ciao. Sonchio. Io ho sete però. Tanta sete. A casa sua, come si fa a scendere qui per... Posso dormire ora? E perché? Perché se dormissi potrei sognare e nei sogni non si può controllare l'immaginazione. E io voglio il controllo della mia immaginazione. Ma che ci fai? Dai. Io sono nato qui. Quella è la casa dei miei nonni.